Benvenuti tutti nuovamente su questo canale. Stiamo per trasmettere la registrazione dell'udienza del processo dell'Utri che si è tenuta a Palermo il 2 novembre del 1998. In aula risponde alle domande del PM il collaboratore di giustizia Maurizio Avola. Buon ascolto. Avola Maurizio, nata a Catania il 28 luglio del 61. Presidente difensore? Vuole ripetere il suo nome, per favore, avvocato al microfono, non l'abbiamo sentito. Sì. Bene. Avola, lei viene sentito nell'ambito precetto penale a carico di Maceo dell'Utri Cina Gaetano in qualità di imputato di reato connesso. Ho dà la facoltà di non rendere interrogatorio. Lei vuole rispondere alle domande del Ministero? Sì. E allora il Pubblico Ministero può procedere. Sì. Senta, signor Avola, lei ha fatto parte di Cosa Nostra? Sì, dall'84. Quale famiglia? Mafiosa? Santa Paola. Quindi la famiglia di Catania? Cosa Nostra Catanese, sì. Lei ha detto che è entrato in Cosa Nostra nell'84. Con affiliato nell'82. Vuole precisare, cioè con affiliato nell'82, che cosa vuole dire col termine affiliato? Affiliato vuol dire che non entra uno in Cosa Nostra senza battesimo, diciamo. Ma era già... C'è una risonanza. Una risonanza, sì, un ritorno. E già quindi nell'82 era vicino agli uomini d'onore della famiglia di Catania? Sì. Chi in particolare? Marcello Daca, era il consigliere della famiglia. Poi lei venne formalmente combinato nell'84? Sì. E quindi venne combinato ritualmente con la solita cerimonia? Sì. Questa cerimonia chi era presente? Come padrino era Aldo Ercolano e poi c'era come responsabile in quel periodo era Francesco Mangio, Marcello D'Agata, Salvatore Duccio e altre persone di Caltagirone che devono fare, uno era Francesco La Rocca che doveva fare il figlio, diciamo, e altre persone che non mi ricordo. Comunque la famiglia catanese c'era tutta, tranne il Santa Paola, che era la detente per quello. Chi era il capo della famiglia nell'84? 82, 84, il responsabile era Francesco Maggio. Il rappresentante della famiglia? Rappresentante di Cosa Nostra Catania, sì. Sì. E le altre cariche all'interno della famiglia in quell'anno? C'era Salvatore Ducci che era capo di Cina. All'epoca ancora il consigliere era uno dei Ferrera, nell'84, faceva consigliere in provincia, con gli incontri con i palermitani. Il capo di Cina si alternava all'Aldo Ercolano come nipote di Santa Paola. Senta, lei ha fatto parte di Cosa Nostra fino a che data? Cioè quando è che ha iniziato a collaborare? Marzo 94. Marzo 94. E con quale autorità giudiziaria ha iniziato a collaborare? Catania. Perché ha iniziato a collaborare? Ma ho avuto dei problemi dentro l'organizzazione e ho deciso di intraprendere questa strada della collaborazione. Ha avuto dei problemi dentro l'organizzazione? Vuoi essere più preciso? Che tipo di problemi? Hanno cercato di uccidermi nel 93 quando mi hanno arrestato per una detenzione d'anni. E perché hanno cercato di ucciderla? Ma era un periodo che c'era qualche bandito già a Catania. Io ho ucciso una persona, diciamo il mio compagno, autorizzato dalla famiglia Santa Paola perché aveva detto che se veniva arrestato non intendeva farsi l'ergastolo ma collaborare. L'ha detto in presenza di diverse persone e si è dovuto uccidere questa persona. E poi si parlava di un riciclaggio, però io non pensavo assolutamente che in questo riciclaggio di persone c'era inserito anche io. Presidente, per quanto riguarda la prosecuzione dell'esame... Che cos'è un'opposizione? Cos'è un'opposizione? Sì, sì, noi è una richiesta sulle modalità di assunzione dell'esame. Sì. Avvocato Trantino, qual è il problema?
credo che l'utilizzazione dello schermo sia consentito solamente per le persone che sono sottoposte al programma di protezione. Sì. Ora, io non so se il signor Avola è tuttora sottoposto al programma di protezione, sicuramente gli era stato revocato, atteso che l'esame anche visivo può dare elementi di valutazione non solo al tribunale ma anche alle parti. Noi chiederemo, nel caso in cui FOS corrispondesse davvero quanto da me detto, che venga tolto questo schermo, sempre se non sussistono altre ragioni. Che io non conosco. Di sicurezza sono previste dal codice, avvocato. A prescindere se ha messo un programma di protezione o meno. Ma sono messe dal codice perché è sottoposto a programma di protezione, dicevo. No, anche se non è messo a programma. Deve guardare la norma di disposizione. 147 bis, appunto. Perché è sottoposto a programma di protezione. Allora c'è un articolo anche nel quanto riguarda proprio il codice di rito. Prego, avvocato. No, un attimo soltanto, per favore, la Commissione dovrebbe sapere la posizione giuridica delle... Sì, quanto risulta il pubblico ministero, comunque lo può sapere naturalmente ancora meglio il pubblico ministero l'avvocato, visto che Maurizio Avola non ha iniziato a collaborare con l'autorità giudiziaria di Palermo di Catania. Avola non è sotto protezione, ma il fatto formale amministrativo relativo all'inserimento o meno dell'Avola sotto il programma speciale di protezione prescinde dai pericoli per la sua incolumità e sicurezza che giustificano l'uso di particolare cautele, siccome Avola, ripeto, al di là del suo inserimento formale nel programma di protezione, ha collaborato alla giustizia e continua a rendere dichiarazioni che lo espongono ai rischi per l'incolumità sua e dei suoi familiari, il pubblico ministero insiste perché sia mantenuto la stessa modalità dell'esame. Prego, avvocato. Dovrebbe parlare il microfono, avvocato, se no non è registrato nulla di quanto dirà. Sono difensore di Avola, si può interpellare lo stesso Avola, non ha problemi a che il diaframma sia eliminato perché lo fa in tutti i processi, depone regolarmente vis-à-vis, non c'è problema, quindi si può evitare insomma ogni contesa perché è d'accordo a levare. Allora consente, si consente anche senza, lo può interpellare comunque la prima volta che c'è la che abbiamo montato. Signor Avola, sì. Le consente? Va bene, allora possiamo togliere un attimo soltanto, sì. Soltanto. Però rimane il problema della telecamera, non intende essere ripreso ovviamente, allora non lo riprendete, possiamo togliere il diaframma, sì. Allora il ministro può proseguire. E allora, chiederemo la domanda perché lei ha iniziato a collaborare con la giustizia. Se volevi, quindi non ho ben capito, qualcuno voleva ucciderla, ma chi era, veniva dall'interno della Cosa Nostra catanese, questa intenzione di ucciderla? Sì, e non ho ben capito per quale ragione dalla parte di Cosa Nostra catanese la si voleva uccidere. Perché stava cominciando un periodo di... c'erano diversi collaboranti, Samberi che apparteneva a Cosa Nostra... Diciamo che la famiglia ha deciso di levare i vecchi killer per un riciclaggio, anche se c'era... Quando lei dice riciclaggio vuol dire una ristrutturazione della famiglia. Sì. Senta, nel periodo in cui lei ha fatto parte di Cosa Nostra, quindi questi 10 anni, dall'84 al 94, che tipo di reati ha commesso? Tutti tranne la prostituzione e la droga. E cioè omicidi? Omicidi, rapine, estorsioni. Quali sono i reati più gravi di cui lei si è accusato? Omicidi. In particolare quali omicidi? Tutti gli omicidi sono accusati. Sì, d'accordo. Dico, se può indicare qualcuno degli omicidi più gravi dei quali lei si è accusato. Quello che sto scontando attualmente, l'omicidio del giornalista Fava. L'omicidio del giornalista Giuseppe Fava. Sì. Senta... Per i reati di cui lei si è accusato, erano reati di cui lei prima di iniziare a collaborare era già stato accusato da altri collaboratori? No. No. Quindi si è trattato di reati in cui lei per primo si è accusato, ha confessato senza che vi fossero altre accuse? Cioè. Gli altri omicidi, sì, prima ho avuto un collaborante che dopo un anno mi hanno spiccato la cattura per omicidio e associazione mafiosa, però ho collaborato subito dopo. Per quale omicidio? Omicidio di Leo, questo di questo ragazzo. Invece per esempio per l'omicidio di Giuseppe Fava era stato mai tirato in ballo lei? No, mai. Senta, nell'ambito della sua collaborazione lei ha riferito naturalmente
sulla famiglia, su Cosa Nostra Catanese, componenti di Cosa Nostra Catanese, gli affari catanesi, ma ha riferito anche su famiglie di altre zone della Sicilia? Sì, sul messinese, diverse dichiarazioni. Anche sui rapporti fra Cosa Nostra Palermitana e Cosa Nostra Catanese? Principalmente su questo. Ha riferito anche su personaggi non operanti in Sicilia, legati a Cosa Nostra? No. Vabbè, poi magari entriamo poi nel dettaglio. E, senta, vuole, lei già ha accennato, comunque se può ricostruire nel tempo, nel periodo in cui lei ha fatto parte di Cosa Nostra, chi ha rivestito le varie cariche all'interno della famiglia di Santa Paola? Dall'84, ho detto, il rappresentante era Francesco Mancio, il capo di Cine era Salvatore Duccio, uno dei consiglieri era Francesco Ferrera e faceva contemporaneamente la provincia. All'epoca c'era solo un consigliere e poi gli altri erano tutti soldati, a parte il rappresentante che era il Santa Paola, ma era la Teta. Poi successivamente ci sono state delle modifiche nelle varie cariche col passare del tempo. Successivamente poi noi altri ci hanno arrestato a Catania, a me, al Dorcolano e a Marcello D'Agata per una rapina alle coste centrali. Quando? 84, agosto 84. Sì. E siamo usciti assolti in appello nel febbraio dell'86. Sì. Condannati in primo grado, assolti in appello. Sì. E le cariche sono cambiate, l'Ercolano è diventato vice rappresentante simbolicamente perché poi era un rappresentante di tutti gli affetti. Ho rivestito questa carica dall'86 fino a, che mi ricordo io, 94, diciamo il momento del mio arresto. E vuole... 93. E vuole precisare in che senso lei dice che Aldo Ercolano era vice rappresentante ma era rappresentante a tutti gli effetti, in che senso? Perché tutte le decisioni le prendeva lui anche se lo zio non era presente. Le sue decisioni non le discuteva nessuno, era il rappresentante di tutti gli effetti. Lo zio sarebbe? Il Santa Paola. Nitto Santa Paola. Nitto Santa Paola, sì. Che all'epoca era latitante. Dall'82 era latitante. E... Però contemporaneamente si sono cambiati i consiglieri, è diventato il D'Agata consigliere, Giuseppe Pulvirenti. Sarebbe Malpassotto, Giuseppe Pulvirenti, il capo di Cina fino al 90, poi è uscito Carletto Calogero Campanella, è diventato capo di Cina, che già lo ero stato in precedenza, però... Senta, vuole precisare Marcello D'Agata che cariche ha rivestito? Consigliere della famiglia. Consigliere. Però nell'86, quando c'è stato il pentimento di Calderone, abbiamo fatto la provincia io e lui. Era da marzo 86 perché sono uscito a febbraio, come carica ce l'aveva ufficialmente il D'Agata, ma io ero sempre insieme a lui. Come carica, cioè come rappresentante della provincia? Ha fatto sì, per un periodo di tempo l'ho rappresentato la provincia. In che periodo ha detto? Quindi dall'86? Marzo 86 l'ha fatto per circa un anno e mezzo. E successivamente chi è stato poi nominato rappresentante della provincia? Poi è passata la carica per un paio d'anni a Giuseppe Mancio e negli ultimi tempi, diciamo dall'89-90, a Galea Eugenio. Tuccio Salvatore invece che carica direttiva? No, ha rivestito la carica di capo di Cina e poi si è dedicato a un caseificio, non gli hanno dato nessuna carica perché... curava dei ragazzi, diciamo, ma come carica ufficialmente non ce n'era, era una vecchia carica che aveva lui. Aveva creato, diciamo, un gruppo di ragazzi, qualcuno di Cosa Nostra e qualcuno no, e lo gestiva lui sulla provincia di Catania. Senta, chi erano gli uomini d'onore di Cosa Nostra Catanese a lei più vicini? Vicini Aldo Ercolano e Marcello D'Agata. E in che senso erano le vicini? Cioè lei godeva la fiducia di queste persone, perché? Eravamo giorno e notte insieme, tantissimi omicidi li ho fatti con il D'Agata, con il Ercolano. Quindi lei trascorreva buona parte della giornata con... Io con loro che con la famiglia. Senta, lei ha detto anche di aver riferito in ordine ai rapporti tra la famiglia catanese e le famiglie palermitane, uomini d'onore palermitane. Vuole dire innanzitutto
chi erano gli uomini d'onore delle famiglie palermitane che facevano da collegamento con i catanesi? No, io non li ho saputo identificare come uomini d'onore. Sapevo che era la famiglia dei Corleonesi, diretta da Torino, però non, nell'incontro io non ho identificato nessuno. Ma sa se c'erano comunque incontri frequenti? Tutte le settimane. Tutte le settimane. Erano i palermitani che venivano a Catania o viceversa? No, si faceva la superstrada, che cos'è, quella che porta a Palermo, i moto dell'Agip a settimana, prima che si arrivava a Termini Imerese. O dell'Agip vuole dire distributori? Distributori di benzina, sì. Che c'erano lungo l'autostrada a Palermo Catania? Si cambiava uno la settimana. Ogni settimana si passava avanti, quando si arrivava a Termini Imerese si tornava indietro, fino alle porte di Catania e Zia Lisa. E quindi a cadenza settimanale c'erano questi incontri? Tra catanesi e palermitani, qui lei non ha mai partecipato? No, io ho partecipato, io ho detto che non ho identificato nessuno dei palermitani. Ah, quindi lei ha partecipato? Sì, si parlava, all'epoca dovevamo fare un favore. All'epoca quale? 86. 86-87, si doveva uccidere il dottore Montana perché... Funzionario di polizia? O dottore... l'87, dopo il fratello, sì. Era il fratello perché si era macchiato del fatto che dice, avevano mandato dire da Palermo il padre di Marino che... aveva partecipato a picchiare a questo ragazzo e era proprio di Cosa Nostra e avevano punito, diciamo, con la morte, volevano che punivamo con la morte il dottore, era un dottore sempre di cuore, un medico, cardiologo. E poi se non se ne è fatto niente perché Santa Paola ha deciso, dice, così si capiscono i contatti fra Catania e Palermo. All'epoca stiamo parlando ancora, c'era Calderone fresco come collaborazione, un momento un po' critico. E chi c'era dei catanesi? Io e il Dario. Lei e il Dario. E lei ha partecipato ad altre riunioni in epoca successiva, più recente? Sì, poi si parlava negli incontri di estorsioni fatte nei cantieri, quando si spostavano i vari cantieri, diciamo, nelle zone del palermitano, allora i palermitani, Agrigento, che non solo Palermo, si spostavano verso il territorio di Catania, per non fare danneggiamento, diciamo, alle ruspe, all'attrezzatura. Allora si aggiustavano gli stipendi e la percentuale in partenza. Quindi, per quello che lei sa, questi incontri periodici erano incontri che avvenivano su richiesta o del palermitano o dei catanesi o avvenivano comunque periodicamente a scadenze prefissate? No, era, diciamo, un dovere che ci dovevamo incontrare per scambio di notizie, di favori, di investimenti, di qualsiasi cosa. Ho capito. Senta, un altro argomento. In relazione ai rapporti di Cosa Nostra con ambienti esterni, ma vicini all'associazione mafiosa, contigui all'associazione mafiosa, le risultano rapporti di esponenti di Cosa Nostra catanese con logge massoniche coperte o segrete? Sì, io l'ho dichiarato una cosa di questo. Vuole già nel dettaglio? Diciamo che negli ultimi periodi si dovevano fare dei favori a personaggi, diciamo, politici di un certo livello. No, aspetti, scusa. Io no, la domanda era leggermente diversa. Lei sa, allora le faccio la domanda più specifica. Lei sa se Benedetto Santa Paola o altri esponenti della Cosa Nostra catanese fossero inseriti in logge massoniche coperte? Sì. Cioè? Cosa sa? Avevamo a Catania un dottore, abate, si diceva che era un massone, qualche avvocato. Sì, ma io la domanda era se lei sa se proprio Santa Paola faceva parte di qualche loggia massonica. Ho detto sì. Sì. E come l'ha saputo questo? Chi gliel'ha detto? Me l'ha detto il Dacata, perché parlando dicevo che i capi, quando si arriva a una certa caratura, diciamo, di potenza, si entrano in queste logge massoniche, diventano come i fratelli, mi spiegavano. Queste cose si cambiano favori, favori di omicidi, favori di tante cose. E in questo, quindi le fece questo riferimento senza specificare a quale loggia facesse parte Santa Paola? No. Se era una loggia, comunque era una loggia catanese o una loggia che si trovava fuori Catania, glielo disse? No. Lei ha saputo da D'Agato o da altri se anche esponenti della Cosa Nostra palermitana fossero inseriti in loggia della massoneria?
Io sapevo, per quello che siamo attuali oggi qua, per il processo dell'Utri, che era un massone, e altre amicizie che avevo. Sì, ma io dicevo, io facevo riferimento a uomini di Cosa Nostra, di, nel senso di uomini d'onore. Lei sa se uomini d'onore di famiglie palermitane facevano parte di logge massoniche? No, questo non. Senta, qual era il motivo, se lei lo sa, se glielo disse ad Agata, per il quale personaggi di spicco della, di Cosa Nostra come Santa Paola erano entrati nel, in queste logge massoniche? A che serviva entrare nella massoneria? Perché dice che servivano a un certo livello, si devono cambiare dei favori, allora diciamo come amicizie importanti. Ma sa se Santa Paola ne aveva ricavato benefici specifici? Sa se gli era servito anche per essere meglio protetto durante la sua latitanza? Le disse da Agata qualcosa in merito? No, quando riguarda la latitanza di Santa Paola girava la voce che era protetto dai carabinieri a Catania, il colonnello Legata, maggiore, c'era, però queste erano voci che giravano così a Catania, non lo so dire. Senta, in questo, sempre su questo tema, cioè in relazione ai rapporti della massoneria, il D'Agata le fece riferimento a rapporti con il finanziere Michele Sindona? Sì, mi raccontò una storia che al tempo del sequestro Sindona, il finto sequestro Sindona, lo ospitò a Mascalucia nella sua villa. All'epoca non ci stava la famiglia, è una villa in provincia di Catania e per un paio di giorni sono stato lì, diciamo, prima di passare le calamità. Cioè D'Agata questo lo disse? Sì, D'Agata. Sì. Quindi la villa era di D'Agata? Sì. Lo aveva tenuto ospitato Sindona? Sì. E le specificò come aveva conosciuto Sindona, per quale motivo c'erano questi rapporti, questa conoscenza? Mi raccontò che era cosa di soldi che avevano fatto investimenti Cosa Nostra e... Poi hanno avuto dei problemi, si doveva simulare questo e questo, ma di più mi ha raccontato il fatto che lui diceva aveva ospitato il Sindona a casa sua in due giorni. E D'Agata, nel riferirle a questa cosa, fece riferimento all'appartenenza di Sindona alla massoneria? Sì. Le specificò a quale loggia faceva parte? No. Sindona? Senta, lei ha mai parlato, lei è stato mai... fatto cenno da D'Agata o da altri in ordine a un progetto separatista negli anni 70 coltivato dall'organizzazione mafiosa, qui era interessata l'organizzazione mafiosa? Separatista anche negli anni 90. Andiamo prima agli anni 70. Gli anni 70 è una storia, quella del 90 non è storia. Allora, andiamo per questo. Quindi lo so che è storia, dico, lei però deve riferire quello che ha saputo, non quello che è noto. Lei ha saputo qualcosa in ordine a questo progetto separatista degli anni 70 da D'Agata o da altri? Sì, sì. Ho parlato che cosa... quando io sono, ho parlato con Salvuccio Marchesi, che è stato l'autista di Luciano Licci a Catania. Il periodo che io dovevo uccidere Salvuccio Marchesi, i fratelli Marchesi, sono stato una 15-20 giorni a casa sua. Diciamo che per uccidere questa persona è stato un omicidio un po' particolare, mi sono dovuto infiltrare a casa sua, che stavo tradendo la famiglia Santa Paola, e mi ha raccontato tutte queste cose di Luciano Licci quando è arrivato a Catania, gli ha fatto l'autista, che volevano colpo di Stato, tutte queste discussioni. Che era un colpo di Stato che aveva come finalità quindi la che cosa? La separazione della Sicilia? Della Sicilia, sì. Del resto d'Italia. Chi era interessato a questa cosa? La mafia catanese era interessata a questo progetto? Cosa Nostra catanese all'epoca era Calderone a Catania. E c'era un interesse anche della massoneria a questo progetto? Sì. Le venne detto Armando D'Agata, ho fatto qualche nome in relazione a questo interesse della massoneria o no? No. Senta, poi lei ha fatto questo riferimento agli anni 90, comunque lo riprendiamo perché cerchiamo di seguire un ordine cronologico. E sempre
Sempre e per chiudere questo tema, e cioè dei rapporti fra Cosa Nostra Catanese e ambiente e la massoneria, lei ha fatto riferimento prima a Santa Paola. Le risulta se anche Aldo Ercolano e Salvatore Tucci avessero rapporti in questi ambienti della massoneria? Sì, con qualcuno sì. E cioè con chi? Che so io, con dell'Utri. Perché? Lei risulta che quando dice dell'Utri che si riferisce, innanzitutto, se può dire nome e cognome, sì. E le risulta che il dottore dell'Utri fa parte della massoneria? Detto da loro, sì. Detto da chi? Dal Dagat, dall'Ercolano. Le fu detto solo questo o le furono fatti riferimenti più specifici, che so, logge di appartenenza o cose del genere? No, no. Quando le dissero queste cose? Dopo il 90. Quindi, per intenderci, per collocare nel tempo, prima o dopo gli attentati Standa? Dopo gli attentati Standa. E allora, visto che lei è già entrato nell'argomento e poi costituisce il tema principale del suo esame, parliamo un attimo di questi attentati Standa. Innanzitutto, quello che si semplifica, attentati Standa, quali sono, quanti sono, che lei sappia, dove si sono verificati? Quello più grosso in via Tennea a Catania, e gli altri sono tutte filiali della provincia, qualcuno anche a Catania, però Acireale, Rendini, mi sembra una dopo Acireale, comunque quella centrale è stata a Catania, quella che si è distrutta. Quella più eclatante. Eclatante. Che Catania dove esattamente? Via Tennea. Via Tennea. Ma che tipo di attentato è stato? Si è distrutto tutto l'edificio. Si è distrutto tutto l'edificio. È stato il primo questo o ce ne sono stati altri prima? Il primo è stato. È stato il primo. Lei ne ha avuto notizia, cioè lo sapeva che bisognava fare questi attentati o ne ha parlato dopo che gli attentati sono stati fatti? Io quando si sono fatti gli attentati lo sapevo, non ho partecipato, un altro collaboratore, Samberi, però lui sapeva che era per estorsione, doveva fare un piccolo danno, invece è andato tutto in fumo. Andiamo per ordine. Quindi lei lo sapeva prima che si facessero? Sì. No. Da chi l'aveva saputo? Da Dagat e dall'Ercolano. Da Dagat e da? Da Ercolano. E da Ercolano. Che cosa le dissero Dagat e Ercolano? Se le dissero qualche cosa prima di questi, sull'obiettivo che si voleva raggiungere facendo questo attentato? Loro parlavano di grossi investimenti su Milano, diciamo, devono avere dei contatti con Berlusconi, con dell'Utri. Hanno bruciato la prima stanza e poi. Però il problema nasce prima, perché avevano chiesto l'incontro con i palermitani da tempo con Marcello Dell'Utri per fare degli, come il dottore, per fare degli investimenti. Soltanto che i palermitani non ci devono a questa richiesta dei catanesi. E l'Ercolano si prende l'iniziativa di distruggere, insomma, aprire una mezza guerra con queste persone per farli scendere a patti a Catania. E comincia a fare questa tenegenere. E allora? Quindi, tutto questo che lei ha detto, ora vediamo passaggio per passaggio, lei lo apprende tutto quindi prima, non ho capito bene, se lo apprende tutto prima degli attentati o lo apprende... Contemporaneamente, quando succedono gli incendi io comincio a parlare con il Dagat e mi sta spiegando questa cosa, che già c'erano stati dei problemi con i palermitani perché... Aspetta, quindi allora dopo sì. Ah, allora quello poi ci arriviamo. Io dico, prima dell'attentato Standa, lei che cosa ha saputo su questo attentato che si doveva fare? Non ho partecipato a questo attentato. E questo l'ho capito. Punto, mi era perso di capire, ma evidentemente forse ho capito male io, che prima dell'attentato lei aveva avuto notizia che bisognava fare questi attentati. Sì, che si dovevano bruciare, non ha partecipato. Sì, non ho capito, non ha partecipato. Ma prima di questi attentati, lei fu detto perché bisognava fare questi attentati? No. Ah, lo ha saputo. Dopo ho saputo. Allora, prima di questi attentati, lei da chi è che aveva avuto notizia che si dovevano fare? Sempre da Ercolano e Dagat? In una riunione settimanale, perché a Catania facevamo riunione settimanale ogni quartiere. Quindi si disse che si doveva fare questo attentato, ma non venne detto in quella circostanza perché si dovevano fare. No, al Samberi viene dato soltanto l'incarico di bruciare la stanza e basta. Scusa Presidente, ma mi sembra che abbia detto che lui prima degli attentati non ha saputo nulla. Ha detto, ora ha detto, non ha saputo nulla.
la possiamo avvocato, poi però discutiamo, sentiamo la registrazione. Quello che ha detto è registrato, quindi. Vabbè, se posso proseguire? Sì, prego. Oh, e allora, andiamo a quello quindi che lei ha saputo dopo. Anzi no, prima di arrivare a questo lei ha fatto un riferimento a Zamperi che doveva fare, se mi spiega, cioè lei ha parlato anche con Zamperi, con il quale ha materialmente fatto l'attentato? No. Ah, quando no. Ha fatto l'attentato no. Ok. Né prima né dopo, né immediatamente dopo. No, perché l'incarico viene dato a Zamperi, da Ercolano in una riunione. Sì. Chiaro. Oh, allora, andiamo ai discorsi invece che lei ebbe, che stava poc'anzi riferendo, che lei ebbe dopo gli attentati con Ercolano e D'Agata. Cioè, le venne detto che il palermitano, lo può ripetere in modo più preciso? Diciamo che la famiglia catanese aveva cercato dei contatti con queste persone, con il Dell'Utri, Berlusconi, per inserire parte dei soldi catanesi lì sopra. Volevano fare investimenti, però non riuscivano, diciamo, a avere questo contatto. Però la famiglia catanese era sicura che, diciamo, era un amico questo. È un amico questo, quando diciamo, quando una persona vicina è un amico, cioè era questo chi? Il Marcello Dell'Utri. Però non, diciamo, non si riescono ad avere queste contatti. Dell'Ercolano decide di fare questo danneggiamento. Aspetta. Non si erano riusciti ad avere questi contatti, ma loro si erano rivolti a chi per avere questi contatti? A Palermo, nella riunione. A Palermo, cioè a Cosa Nostra Palermitana? Palermitana, sì. Perché risultava ai catanesi che c'erano già rapporti con i palermitani? Con i palermitani, sì. Di Marcello Dell'Utri con i palermitani? Sì. Lei le fu detto con chi dei palermitani? Oh. E allora diceva lei questo, venne fatto questo attentato, quindi qual era lo scopo di questo attentato? Era uno scopo per avere tangenti, erano attentati di questo tipo? Tutte le domande che questa volta fatte dal pubblico ministero, alla quale precedentemente non ci siamo opposte, non dico che sono suggestive, ma di già sono delle domande in cui c'è la domanda, c'è pure la risposta, dovrebbe soltanto limitarsi soltanto a dire sì o no, come è già domanda, lungamente è avvenuto. Credo che la domanda del ministero abbia già risposto recentemente. Cioè, se erano attentati di questo tipo? Il motivo degli attentati. Che non devono essere generiche, non è che significa che devono essere, la specificazione deve essere già affermativa. Il ministero... No, non è suggestiva, se lo chiede se che tipo di attentato è. In modo no, vabbè. E allora, Presidente, mi dica, devo cambiare domanda o riformularla? Riformularla la domanda. E allora, quindi la domanda è, qual era lo scopo di questi attentati? Lo scopo era che Catania, diciamo, la Cosa Nostra catanese, la famiglia Santa Paola, se dici meglio, voleva investire dei soldi al nord. Sì. E la famiglia Berlusconi. Il tramite doveva essere il Dell'Utri. Benissimo. E come si arrivava a questo risultato? Tramite gli attentati. Come, la domanda è, come con l'attentato si arrivava al risultato che si voleva realizzare, cioè questi investimenti? Perché si dovevano cercare dei contatti per far scendere il signor Marcello Dell'Utri. Questi contatti si sono realizzati? Sì. Tramite quale via? Hanno trovato un'altra amicizia e sono scesi, diciamo, infatti, l'hanno portata a Catania. Se può spiegare chi della famiglia catanese si incaricò di stabilire questi contatti? Si incaricò Salvatore Tuccio. Tuccio Salvatore. Tuccio Salvatore aveva già, se lei lo sa, conosciuto o Marcello Dell'Utri? No, non lo so. Non lo so. E cosa fece Tuccio Salvatore? Gli hanno diciamo, fissato un appuntamento a Milano e lui, parlando con Dell'Utri, lo fa scendere a Catania per un incontro con la famiglia Santa Paola per fare questi investimenti. E siamo già con chi ha fissato l'appuntamento di Tuccio con il dottor Dell'Utri? Detto gli hanno fissato. Gli hanno fissato, no. Quindi
Duccio Salvatore, ma quindi si incontrò personalmente Duccio Salvatore con Marcello Dell'Utri? A Milano, sì. Questo lei lo ha saputo da chi? Dall'Ercolano a casa sua. E quanto tempo dopo rispetto agli attentati? Grosso modo. Il 91. Sempre all'interno del 91, nell'ambito del 91, sì. E lo scopo quindi era perché il dottor Dell'Utri venisse in Sicilia. Per un incontro con chi? Con Santa Paola. Con Santa Paola. Con la famiglia e Santa Paola in particolare. Vinto Santa Paola in persona. E questo incontro dove doveva avvenire? Nel Messinese, nella zona di Barcellona, qualche casa vicino Messina avevano all'epoca la famiglia Santa Paola. Perché proprio nella Messinese? Perché era la latitante lì. Perché Vinto Santa Paola era la latitante in quella zona. Lei sa se questo incontro c'è stato? Che so io, sì. Lo ha saputo da chi? Dal Dagata. E che cosa disse esattamente? Chi era presente a questo... Cioè, D'Agata lo diceva a lei direttamente o eravate tante persone presenti? No, a me me l'ha detto il D'Agata. E c'erano altri presenti? La famiglia Santa Paola e parlavano di investimento, di soldi, tantissimi soldi, diciamo, per investirli al nord, per guadagno. Quindi soldi della famiglia per investirli al nord tramite Marcello Dell'Utri? E questo era il frutto dell'incontro che c'era stato tra Dell'Utri e Santa Paola? Continuano a essere sempre domande suggestive. Sono domande specifiche. Deve essere specifica l'oggetto, ma non specifico in relazione alla risposta. Non ho capito la posizione, comunque. Se il Presidente ritiene di gettare la domanda... E questo era attraverso Dell'Utri, lei dovrebbe dire scusi, con chi è avvenuto questo determinato fatto? Non è che dico questo Dell'Utri, ma indicazione dominativa. In questo modo ormai non ha più senso. Gli imputati in questo processo due sono... Non ha più senso, ma visto che ha risposto già a testa la precedente domanda. Era soltanto per la mia... Ma farò tesoro. E allora, quindi... Cerchiamo ora di collocare nel tempo e nei luoghi gli incontri in cui lei ha saputo i vari passaggi di questa cosa. Quindi, la prima volta in cui lei apprende la reale finalità di questi attentati avviene dove? In una settimana. Sì, avvenuto dove? A casa di qualcuno? Eravamo a casa di... no, in un ufficio di Alfio Fighiera. Un ufficio? Di Alfio Fighiera, un altro uomo di Cosa Nostra. E chi era presente? I vari personaggi dei gruppi, diciamo, i capogruppi delle famiglie, dei gruppi catanesi. E in questo incontro, quindi, che cosa si disse? Si disse... No, il nome Dell'Utri non è stato fatto. Ah, vabbè, e no, mi interessava, quindi, il primo incontro in cui... Si disse che l'obiettivo, quello che lei ha detto, poi gli avvocati mi dicono che io suggerisco, comunque sto ripetendo quanto ha già dichiarato, il primo incontro in cui si disse che il reale obiettivo di quegli attentati era avere questo incontro con Marcello. Si è avuto. Sì, ho capito, quando lei lo ha saputo la prima volta? Io? Dopo un paio di giorni a casa dell'Aldercolano. Oh, questo è, a casa dell'Aldercolano. Chi c'era? Salvatore Tucci. Salvatore Tucci, lei... E a Aldo Ercolano. E nessuno. Benissimo. Quando? E già in quell'incontro si disse che Tuccio doveva salire. Doveva a Milano. Salire per preparare questo incontro. Benissimo. Poi ci fu. Quando lei ha saputo del fatto che ci sarebbe stato questo. Che Dell'Utri sarebbe dovuto venire in Sicilia, c'è stato un secondo incontro. Poi io, diciamo che stando vicino al Dagata, ho seguito un po' questa storia e si parlava di grossi investimenti che avevano preso l'accordo con il Santa Paolo, con il Ercolano. Il Tuccio parlava che voleva inserire i latticini in Alta Italia perché aveva un caseificio. Si parlava di tantissimi soldi. Sì, scusi se io sono un poco praticamente pignolo. Lei ha fatto riferimento ora a quello che si disse quindi dopo l'incontro Dell'Utri e Santa Paola. A cose venute, certo. E io volevo chiederle se lei ha avuto altri colloqui
in mezzo, cioè dopo l'incontro invece Tuccio dell'Utri e prima dell'incontro Santa Paola dell'Utri. Ha avuto notizia quando Tuccio tornò da Milano? Dico, sì, lei ha avuto modo di parlare con Tuccio? No, io ho avuto modo di parlare con l'Ercolano, cioè lei che ho avuto modo, ero presente quando è ritornato, diciamo, all'indomani. Oh, quando tornò da Milano Tuccio che cosa disse? Parlava di grosse prospettive, di grossi investimenti, tutto era andato bene, e si poteva fare. E che c'era? E fece riferimento a quell'appuntamento che bisognava fare a Messina, l'incontro di Messina, della provincia Messina. E si doveva preparare ancora l'incontro. Poi l'Ercolano ha parlato con suo zio, con Santa Paola, e si è preparato questo incontro. È sceso, non solo a Dato, ma è sceso diverse volte, non una volta solo. E poi hanno fatto questo incontro nel Messinese. Benissimo. Tutto questo si svolge nell'arco di quanto tempo? I vari incontri, prima l'attentato, poi Tuccio che va a Milano, poi il rientro di Tuccio e poi appuntamento con Santa Paola. Neanche un anno. Entro un anno, quindi entro il 91? Entro il 91, sì. Senta, una cosa volevo capire, quindi Tuccio, lei ha detto prima, non si era mai incontrato con Marcello Dell'Utri prima di questo viaggio a Milano. Lei sa se altri appartenenti alla famiglia catanese si erano mai incontrati, sì o no? No, che sappiano. No. E sa se palermitani di Cosa Nostra si erano mai incontrati? Per come mi dice verità, che avevano questa amicizia con questa persona, però non lo stavano... Con questa persona fa riferimento sempre a Marcello Dell'Utri. Ma i catanesi, quindi... Qual è l'atteggiamento verso i palermitani per questa storia? Male, l'Aldercolano l'ha presa male, in effetti... Cioè si lamentava, l'Aldercolano? Sì, si lamentava e agisce verso l'estate. Colpire un obiettivo, diciamo, che poteva interessare a queste persone. Da lei sa se i palermitani vennero informati prima o dopo di questi attentati stanno? No, non sono stati informati. Lei sa che non sono stati informati prima e dopo, sa se ne hanno parlato poi catanese? Dopo ne hanno parlato e l'Ercolano manda a dire al Galea che il territorio, la provincia di Catania appartiene a Cosa Nostra Catanese e comandiamo noi altri sul territorio di Catania e provincia. Mandò a dire a Galea, perché proprio Eugenio Galea? Perché era per la provincia in quel periodo, era lui il rappresentante, era il vice rappresentante, perché il rappresentante attuale era Salvatore Santa Paola, fratello di Nino. Quindi era Galea che teneva il rapporto con i palermitani? Andava lui, ma ufficialmente la carica era di Salvatore Santa Paola. Ho capito, però materialmente a Palermo andava lui, sì. Agli incontri con i palermitani andava lui? Era lui e Enzo Aiello, perché Enzo Aiello era il cassiere, sì, gli ultimi periodi sì. E lei non sa con quale palermitani si incontrava, o lo sa? No. E sa qual è stata la reazione dei palermitani a questa... agli attentati, a questa posizione presa dai catanesi? No. Senta, questi incontri, colloqui relativi a questo svolgersi di incontri avvennero sempre a casa di Ercolano o anche in altri luoghi? No, io ero solito andare a casa dell'Ercolano la mattina e incontravo il Tuccio lì. O arrivava prima o dopo, ma se le 9:30 lo incontravo a casa dell'Ercolano. Sì, questo mi è chiaro. No, volevo chiedere se tutti questi incontri avvennero sempre a casa dell'Ercolano, se lei ricorda. Se questi incontri qua? Questi incontri in cui lei ha preso prima... No, quali... Cioè, dove si parlava? Al bar del Dagata Marcello anche. Dove? Avevo un bar Dagata Marcello. Dove... se ne parlava niente. E dov'era questo bar? Via Messina, Ognina. Via Messina? Ognina, zona di Ognina. Ognina? Ognina. Senta, lei sa perché proprio Tuccio Salvatore doveva andare a incontrare Marcello Dell'Utri e non un altro? No, non lo so. Lei sa se Tuccio Salvatore aveva rapporti con altri uomini d'onore fuori alla Sicilia? Aveva, raccontato da lui, un rapporto buonissimo con i fidanzati, i fratelli fidanzati. I fidanzati stavano a Milano? Sì, a Milano.
Senta, e Tuccio Salvatore ha mai trafficato stupefacenti? Sì. Sa se ha mai trafficato stupefacenti con i fidanzati? No, non lo so questo. Siamo, quindi, cosa accadde dopo questo incontro per Luce Santa Paola, se lei sa, c'è stato, i rapporti si sono mantenuti, si sono interrotti? No, si sono mantenuti, la famiglia era entusiasma di questo investimento che aveva fatto, normale. Ma ha avuto più notizia in seguito, se furono o meno altri incontri? No, io ho saputo il periodo che si sono incontrati e poi non se ne è parlato più, o perlomeno pochissimo. Senta, quegli attentati standa, quindi volevano essere una sorta di prova di forza dei catanesi, no? No, buonissero. Vabbè, allora, una domanda. Sì, questi attentati, dico, avevano un contenuto di messaggio anche verso i palermitani? Domanda, commissario, perché mi rendo conto della difficoltà. Vabbè, di porre la domanda. Poi si può porre in altro modo. Cioè, lo scopo di questi attentati qual era? Anche se in decenza una risposta in tal senso l'aveva data. E allora, andiamo da un'altra parte. Senta, negli anni 90, quindi, in epoca antecedente agli attentati standard, le risulta di una strategia di attentati, di un programma di attentati che era stato elaborato da Cosa Nostra Palermitana, di cui era stato messo a conoscenza Cosa Nostra Catanese? Sì, negli anni 90 si dovevano colpire tutto ciò che apparteneva allo Stato per dare un segnale forte, per avere nuovi agganci politici. Questo arrivava dal Galea, dove dice che in una riunione con Reina aveva detto di fare danneggiamento dei traghetti, tralicci, tutto ciò che apparteneva allo Stato. Sì, perché se si affronta questo tema, Presidente, desideravo che si controllasse se questo... qualche secondo di sospensione, a meno che il ministero non mi dica che ho un errato ricordo. Quindi questa cosa fa parte innanzitutto degli interrogatori depositati. I interrogatori depositati quali sono, ministero? Non si parla assolutamente di questo. Un attimo solo. Purtroppo il tribunale non conosce gli atti, quindi conosce però l'articolato. L'articolato riguarda... Fa però riferimento agli interrogatori. Non sono numerate le pagine, comunque nell'interrogatorio del 14 gennaio 97 rese al Ministero di Palermo, che è l'unico interrogatorio reso al mio ufficio, c'è proprio un riferimento alle cose che sta accennando ora. Sta accennando ora il signor Avola. Ora, nello stesso capitolato c'è una parte generica e una parte specifica. Nella parte generica si dice che Avola Maurizio se ne chiede l'esame per riferire in ordine alle circostanze di cui gli interrogatori resi 17.394, 29.494 della Procura di Catania, il 27.795 della Procura di Catania e Caltanissetta, il 14 gennaio 97 della Procura di Palermo, di cui l'esame dibattimentale è corso al cosiddetto processo di forza maggiore a partire dalle seguenti circostanze, eccetera. Quindi in primo luogo è richiamato nel capitolato in questa parte, in più aggiungo che vi è un riferimento anche della parte del capitolato dettagliato, quanto appreso nel 92 all'interno di Cosa Nostra circa il partito nuovo che doveva essere fondato, che è così costringe... Quindi Eugenio Galea... Venendo da Palermo porta questa... Venendo da una di queste riunioni periodiche che c'erano con i palermitani, venne a portare quale notizia? Venne a portare questa notizia, cioè? Danneggiare lo Stato
no, lo Stato, tutto ciò che riguardava lo Stato, come ho detto, tralicci, traghetti, e tutto ciò dove c'era scritto Stato. E che era questa un'idea di Rina? Di Cornelese, di Rina. Sì. Lei prima, allora, quando parlammo del, quando io le ho fatto una domanda sul progetto separatista in riferimento agli anni 70, lei ha detto poi ce ne fu un altro negli anni 90. C'entra o non c'entra con quello che ha appena detto? Sì, c'entra. E cioè in che termini? Perché girava la voce che si voleva fare la Sicilia indipendente. Ma girava, quindi non c'entra con quello che portò Eugenio Galea dalla riunione? Cioè lei dice girava la voce. No, c'entra, è come se c'entra. E allora se lo può spiegare, non l'ho capito. Cioè, danneggiare lo Stato, volevano, si parlava di danneggiare tutto ciò che riguardava lo Stato, stiamo parlando ancora, siamo negli anni 90. 90, sì. E perché dovevano nascere cose nuove, cose belle, perché la Sicilia doveva restare indipendente. Quindi, è in questo ambito di notizie portate da Eugenio Galea, da questo incontro nei palermitani, che c'è questo riferimento alla... progetto separatista di nuovo degli anni 90, esatto, ho capito bene. Anni 90. Sì, 90. 90-90. 1990. Anno 90. 90. Anno 90. Prima degli attentati. Sì. Oh. Poi, in epoca successiva, rispetto agli attentati, vi fu... Lei ha avuto notizie nuovamente di strategie di questo tipo? Prima? Dopo gli attentati, nel 92. No, nel 92 è poi nata tutta un'altra discussione, poi si parlava di partiti nuovi. Allora, precisi esattamente lei che cosa ha saputo e da chi? Io mi trovavo nella zona di Zia Lisa dove il Santa Paolo era latitante, lato opposto, non è nel Messinese, è quello della provincia di Catania, andando verso Palermo, diciamo, il primo quartiere. E torna a Reina da un incontro avvenuto a Enna. Ero io e il Dagata. Era il 92. Che periodo del 92? Estate era. C'erano già state le stragi di Palermo, di Capaci di Via D'Amelio? Sì, le stragi sì. E allora? Niente, Eugenio Galea venendo da Enna parlava di... che stava nascendo questo, doveva nascere questo partito nuovo, che si dovevano inserire i personaggi puliti nell'ambito di questa politica nuova che doveva nascere. Il Dagata lo contrabbatte un po', dice allora ci mentre ancora, siccome dice Uzzo Totoi ancora, diciamo, a Enna è vicino, Catania. Ci vuoi venire tu, ci descrivi tu che di politica ne capisci un po', perché lei si era presentato il Dagata nell'82, mi sembra 81. No, dice che non vado in nessun posto, non la voglio discutere questa cosa. Il Dagata è stato sempre un pochettino, diciamo, in contatto con i palermitani, un po' tirato, non voleva tantissimi contatti. E non ci andò, però poi diciamo che sono successe tante cose, mi hanno da dire in carcere che era tutto a posto, che tutto allora, si era messo per il verso giusto. Nel questa riunione che partecipavano a chi? No, non era una riunione. Avevamo fatto visita a Santa Paola, a Zia Lisa. Chi avevano fatto visita? Io e il Dagata. Sì, no, dicevo. E c'era Galea. Il Galea veniva da Enna. Veniva da lei e venne a riferire quello che lui aveva saputo da chi? In questa riunione dei corleonesi insieme alle persone di Agrigento, Trapani, Enna, e diciamo come quindi Catania. Era una riunione a cui hanno partecipato famiglie mafiose di tutta la Sicilia. Della Sicilia? Sì. Da noi altro ha partecipato il Galea. Galea, benissimo. E il Galea forse c'era anche Enzo Enna. In questa riunione che c'era stata Enna, quindi... porta questa novità. Chi l'aveva portato? Innanzitutto chi aveva parlato di questo partito nuovo? I palermitani. Io dico chi c'era presente alla riunione. Faceva a capo Rina la riunione. Rina, dottor Rina. E in quella riunione si parlò anche dei fatti stragisti che si erano verificati, sì o no? Santa Paola, io l'ho detto sempre, non era d'accordo con quello che è successo in Sicilia, perché non è uno stragista, è contro a queste cose, anche se è un boss, ma io l'ho difeso sempre perché è la verità. Cioè lui parlava di alleazione allo Stato, come l'ho avuto sempre, le amicizie, però mai fare il danno che è successo in Sicilia, perché le prime parole sue io non le dimentico mai, è stato
ha fatto, dice, lo sbaglio più grosso che Cosa Nostra poteva fare oggi. Queste sono le parole che non me le scorderò mai. E questo era il punto di vista di Santa Paola. Di Santa Paola, però non dico che è innocente per le stragi, perché uno che si accoda a queste cose è colpevole quando un altro le fa. Però diciamo, come persona, se dipendeva da lui, non succedeva questo. Io voglio dire questo. Vabbè, la mia domanda era diversa. La domanda era se nella riunione di Etna, da cui era reduce Galea, si era parlato da parte di Rina, da parte dei corleonesi, c'erano stati riferimenti alle stragi o comunque a una strategia di tipo militare che doveva partire da lì in poi. Gliel'ha riferito, visto che non era presente. Certo, certo. Per quanto ha saputo, certo. Per quanto ho saputo io, si dovevano fare degli attentati. Io sono partito, ho fatto il mio piccolo sopralluogo. Aspetti, questo... Dopo vediamo questo sopralluogo. Il riferimento era a quello che Galea riportò, che era stato detto alla riunione di Enna. Si era parlato di altri progetti di attentato, sì o no? Sì, ho detto sì. Oh. Questi progetti di attentato erano stati in qualche modo individuati, specificati, che tipo di attentati si doveva fare, dove si dovevano fare? Colpire, si parlava di cose dello Stato, a me il DACA mi è indirizzato a Firenze e poi altre persone non lo so dove sono state indirizzate. Sempre per rimanere alla riunione di Etna, in quello che disse Rina, c'erano dei collegamenti fra questa strategia e il Partito Nuovo che doveva nascere? Sì, si doveva fare un movimento per far nascere un partito nuovo, forte. E che doveva fare questo Partito Nuovo? Doveva aiutare, diciamo, la Cosa Nostra, perché stavano nascendo sti pentiti, c'era il carcere duro, aggiustare un po' la situazione. Era una prosecuzione del progetto separatista a cui lei ha fatto riferimento nel 90? Se ne parlò anche. Sempre nella giugno del 92? Sì, perché c'era questo bivio su Cosa Nostra, cosa fare. C'era questo bivio, cioè? Cioè, aiutare, appoggiare questo partito nuovo o diventare la Sicilia indipendente? Lei ha detto che poi lei, diciamo così, in esecuzione di quello che si decise in quella riunione, andò a Firenze, vuole precisare? Sì, ho fatto un sopralluogo a Firenze per mettere una bomba e poi sono sceso. Poi dopo un paio di mesi mi hanno arrestato. Quando fece questo sopralluogo? Periodo estivo, fine estate, settembre, non mi ricordo. Sempre di quell'anno? Sì, sì. Lei è stato arrestato quando? A marzo del 93. Marzo del 93. E andò a fare dove questo sopralluogo? A Firenze esattamente dove? Ma io come obiettivo avevo preso la statua del Donatello, là di Michelangelo, se sdruppo sta cosa e me ne esce. Nel senso che le era stato indicato di andarlo a fare proprio lì? Oppure le era stato detto soltanto di andare a fare... No, in Dacate si parlava di colpire una cosa, diciamo, che faceva notizia. Stiamo parlando quindi non colpire persone. Non colpire di persone. Cioè, in piena notte, senza danneggiare nessuno. Tutte le stragi, per quello che ne so io, non sono state mai l'obiettivo di fare, diciamo, quelle del 93, colpire le persone. Sono tutte morte, diciamo, accidentali. Non erano nel progetto. Questo le disse D'Agata, che bisogna fare così. Poi lei è stato arrestato nel... Marzo 93. Lei ha detto che poi, mentre si trovava in carcere, le venne detto che era tutto a posto, voleva precisare... Sì, D'Agata mi manda a dire tramite mia moglie che... Perché io stavo cercando di evadere dal carcere di Catania. Quando? Sempre nel 93. Ero io, il figlio di Pulvirenti, Girolamo Rannesi, Mario Grazioso, che è il collaboratore, e Branciforte Filippo. E il DACAT invece mi manda a dire che non c'era bisogno, perché i venditi avevano fatto questo nuovo partito, stava nascendo questo nuovo partito, che tutti i venditi ce le legavamo a una caviglia, non c'era più problema, io uscivo con i miei piedi. Io a distanza di un anno invece ho collaborato e sono uscito con i miei piedi, ma diversamente. Senta, tornando un attimo a quella strategia a cui faceva prima riferimento, lei ha conoscenza di altri progetti di attentato che in quel periodo
vennero pensati, in cui presero parte anche i catanesi, progetti attentato realizzati o poi non realizzati, accantonati. Sento opposizione perché non rientrano nel tema di prova. Commissario, insiste, io ritengo che sia una prosecuzione delle domande che ho fatto finora. Sì, può porre la domanda. Ecco. Ma io ti può rispondere? Si può rispondere, diciamo. La risposta qual è? Deve dirlo al microfono, se no non si registra. No, non ho capito io. Se lei ha conoscenza di altri progetti di attentato in quello stesso periodo che furono... 92. Cioè? 92 era l'unica cosa eclatante che avevamo per le mani, era il favore che dovevamo fare a delle persone, l'uccisione del dottor Di Pietro all'epoca il PM di Mani Pulite, che doveva morire perché stava facendo troppe indagini, stava scoprendo troppo alperine e troppe cose. Parte il Dagato con altre persone, si fanno queste riunioni, già io voglio dichiarare queste cose all'hotel Eccessione. La zona era su Bergamo che dovevamo colpire. Io chiedo, perché ero abbastanza, diciamo, mi intrufolavo in una discussione al Dagata che dovevamo fare questo fuori, mi fa il nome di Bettino Craxis. E io l'ho riferito benissimo, senza problemi. Vuole, quindi, quando lei apprese di questo progetto attentato nei confronti del dottore Di Pietro? Era il 92. Prima di questa riunione che lei ha detto, dopo? Dopo. Dopo, c'era stata quindi una riunione dove? All'hotel Eccelsior di quale città? Roma. A questa riunione chi aveva partecipato dei catanesi? Dei catanesi era il Galea, il Dagata e il catanese più nessuno. Poi, detto sempre da Dagata, c'era uno dei servizi segreti che indicava su per giù gli spostamenti di Pietro e... un messinese. Che ho contatti sempre con queste persone, e un altro che si chiamava Battaglia. E questa, cioè, qual era l'interesse di Cosano Sagatanese a fare questo attentato al dottore Di Pietro? Ci devono fare un favore. A chi? A questo, ai socialisti all'epoca. Per quale ragione? Per quale ragione? Perché doveva nascere questa cosa nuova che erano parte delle persone. Vabbè, quindi il favore riguardava soltanto l'onorevole Craxi? No, che sappia io non so. Allora dica che bisognava farlo. Io, per come ne so io, il nome che mi fa il Dagata è del Battaglia, è il Battaglia, diciamo, quello conosciuto. Come, non ho capito, scusi. Quello che è stato nella cronaca ultimamente. Allora, se può essere più chiaro, se può essere, perché poi se è più chiaro non è chiaro, non ci è chiaro cosa. Abbiamo capito, diciamo, a questo favore che dovete fare, che i catanesi devono fare a chi? A questo Battaglia. Chi è questo Battaglia? Che so io, si chiama Pacini Battaglia. Ah, Pacini Battaglia. Questo lei da chi l'ha saputo? Dal Dagata. A chi? A questo Battaglia. Chi è questo Battaglia? Chi so io, si chiama Pacini Battaglia. Ah, Pacini Battaglia. Questo lei da chi l'ha saputo? Da Dagata. È il che stava indagando su soldi che c'erano, su soldi di questo. Di Pietro, il dottor Di Pietro stava indagando sullo stesso Pacini Battaglia? Sì, su Craxis. Però è una storia vecchia per i catanesi, perché dovevo riscendere io nel 1987 e già i contatti che aveva, diciamo, la famiglia Santa Paola quando ha fatto investimenti con un altro socialista, che era De Michelis. Ha investito soldi a Milano, soldi a Roma, Rocco Barocco. E questo lei lo ha preso? Dal Dagata, che è vivo e può collaborare anche domani. Non mi leggo una persona morta, che può dire morta, ma quello che io parlo di persone sempre vive. Tutte quelle che ho detto oggi sono tutte vive. Prego. Mi spiego, scusi, Pacini Battaglia, cioè le venne fatto un nome Pacini Battaglia? Dal Dagata. E era una, non ho capito se era
lei prima ha detto che a questo incontro aveva partecipato un certo Battaglia. Sì, non l'ho detto mai, vicino Battaglia. Questo Battaglia che diceva prima che aveva partecipato all'incontro dell'Eccelsior sarebbe il Pacini Battaglia? Quindi aveva partecipato lui all'incontro con D'Agata, personalmente? Diretto, sì. Ma lei lo sapeva chi era Pacini Battaglia? Scusa, Presidente, bene che forse... Sì. Cala, abbassa la testa, sì. È meglio che lo dici con... Ai fine della registrazione, sì, forse sì. Che le dica sì o no? Sì, me l'aveva detto lui. Ma lei lo sapeva, dico, quando le venne detto questa cosa, siamo nel 92, il nome Pacini Battaglia le diceva qualcosa o non lo diceva niente? Mi diceva che D'Agata mi diceva che ci dava una marea di soldi e era una persona che tornava a Udine a Cosa Nostra. Non era un uomo di Cosa Nostra. Non è un uomo di Cosa Nostra, vero? Cioè Pacini Battaglia le disse, no. D'Agata, le aveva detto D'Agata in quell'occasione o in altre occasioni che aveva avuto rapporti con... Con il D'Agata, sì. Con il D'Agata. Cioè anche per riciclare, non ho capito, lei ha parlato di soldi. Di soldi, sì. Ho capito. Ma in che senso? Era Pacini Battaglia dava soldi a D'Agata o vicino? No, no, sempre la Cosa Nostra era, no, il D'Agata è simbolico come discussione. Io parlo della Cosa Nostra che investiva tramite questa persona. Cosa Nostra Catanese investiva tramite Pacini Battaglia? Anche sì. E dove investiva? Me l'ho detto? No. In che cosa investivano? Io so che portavano grosse quantitative di denaro, andavano prima all'estero e poi ritornavano in Italia. Solo una cosa, allora continuo a non aver capito se mi spiega esattamente, quindi quante persone c'erano a questo incontro? Uno era D'Agata, uno era Galea, uno sarebbe Pacini Battaglia. Questo tizio dei servizi segreti che dava le informazioni del quale lei non sa il nome. Non conosco il cognome, neanche il nome, e questo Battaglia. Quattro. E un altro sei persone. E un altro? E un altro sei, un messinese. Di cui lei sa il nome o non lo sa? Cattari. Cattafi. Cattafi di nome lo sa? Rosario. Rosario Cattafi. Oh, ora andiamo alla domanda da cui ero partito, perché la domanda che l'avevo fatto era diversa. Cioè, la domanda era un favore questo qui che faceva la mafia catanese a chi? Con l'attentato a Di Pietro. A Pacini Battaglia, quindi... Ha detto soltanto che non è chiaro. Sia a Pacini Battaglia e sia a Crax. Però l'obiettivo era, diciamo, il favore lo porta il Pacini Battaglia. Questo le disse Galea. Siccome lei in altri processi che sono anche pubblici ha fatto riferimento normativo al dottore Dell'Utri. No, presidente, no. Io no, le faccio una domanda perché se no mi dice se una contestazione. Avvocato, per favore. Siete che scusa posso? Piazzate uno alla volta. Allora faccio la domanda diretta. Che è un'opposizione, avvocato? Sì, presidente, che domanda conosce la sincerità della risposta, sì. Perché dagli atti che abbiamo noi non è stato mai fatto il nome del dottor Dell'Utri come persona favorita da questa verità. Oppure lei verbale. Un'udienza, vi è l'udienza dibattimentale resa davanti alla Corte d'Assise di Firenze. Lo hanno anche ripreso i giornali. No, i giornali non la leggo. Dico no, risulta dagli atti in cui dispone l'ufficio. Devo riprendere. Vabbè, allora formo una domanda senza fare riferimento ad altre posizioni. Se le risulta o meno interessamenti dell'onorevole Dell'Utri rispetto a questa vicenda. Quale vicenda? Della richiesta ai catanesi di fare un attentato al dottor Antonio Di Pietro. Ma questo io l'ho detto in partenza che parte dal dottor Dell'Utri. Non mi pare la Io parlavo come incontro che non c'era il Dell'Utri. Allora l'ho preciso. Cioè il favore quando parte da Catania è dall'incontro con il dottor Dell'Utri. Poi nell'incontro non c'è il dottor Dell'Utri. Si presentano queste persone. Allora, cioè, possiamo... Non è chiaro. Un attimo, chiarire meglio. Quindi, lei... No, scusi, non faccio il riassunto. Facciamo la domanda, sto facendo avvocato. La domanda. Si preoccupa. La domanda. Allora, lei da D'Agata ha, in relazione al progetto d'attentato nei confronti del dottore... Di Pietro, lei è stato pronunciato il nome del dottore Dell'Utri? Non è questa la domanda. Sì, ma comunque mi è stato fatto. Non l'aveva mai detto, presidente. È il modo in cui viene formulata la domanda. Non è un modo di formulare la domanda. L'ho appena detto. Cosa ha preso dal D'Agata? Ha detto una cosa completamente diversa. L'ultima sua domanda riferisce... Ritiro la domanda, anche se è perfettamente conseguenziale a quanto ha detto Aula. Signora, per favore, riferisca al tribunale cosa ha preso dal D'Agata in relazione a quello. Dal D'Agata nel 92, stiamo parlando, credo che era verso settembre. Sì.
Incontro è avvenuto dove? Ah? Incontro è avvenuto dove? Tra io me la facevo lì nel suo bar, non è un incontro avvenuto. Indagate, quindi cosa ti riferisci a quell'occasione? No, sì. Si parlava di questo favore che si doveva fare, che si erano incontrati con, sempre detto l'Indagato, con Dell'Utri, e si doveva fare un grosso favore ai socialisti. Chi si era incontrato con il dottor Dell'Utri? D'Agata? La famiglia di Catania. Alla famiglia di Catania, genericamente. Può essere che c'era anche il D'Agata, perché era il consigliere all'epoca della famiglia. Ma lei non sa chi ha incontrato il dottor Dell'Utri? Non gli era stato riferito da D'Agata. E questo incontro che oggetto ha avuto? Che si doveva fare questo favore a Craxi. Sì. Contemporaneamente c'era questo paese. Il favore consisteva nell'eliminare il dottor Di Pietro? Quindi gli altri chiamavano favore. Sì, dico, ma in cosa consisteva il sì, favore? Sì, questo qua. Fanno questo incontro a Roma, io non vado, cioè io dovevo essere l'esecutore materiale, è diverso, cioè il killer diciamo non sa tante cose. Sì, poi c'è questo incontro a Roma. Sì, e questo incontro a Roma, no, incontro con... che ha partecipato. Chi ha partecipato? Sempre per aver preso lei da Dagata. Sempre per aver preso. Chi ha partecipato? Che è vivo. Sì, va bene. Chi ha Dagata. Partecipato? Questo pesce di battaglia. Rosario Cattaglia. Eugenio Galea. E uno che dice che era dei servizi segreti, che dava tutte le informazioni e tutti i percorsi. E l'esito di questo incontro qual è stato? Che si doveva assassinare il dottor Di Pietro. Questo era l'esito. Si è raggiunto l'accordo, quindi in questo senso. Sì. Che se la sopprime il dottor Di Pietro. Sì. Cosa che poi non è avvenuta perché? Cosa a me non è stato, poi non lo so io. Quindi non è avvenuta perché lei, che era l'esecutore materiale, sarebbe stato l'esecutore materiale, è stato arrestato. Altri killer, non è che ce l'ho io solo, però appunto. Poi sono successe delle cose, si vede che non... Lei non lo sa però cosa ma già quando c'ero fuori io non c'era più quell'accanimento di... Prego. Quindi lei era stato designato per eseguire questo attentato? Sì. Io l'ho dichiarato sempre. Ma già erano state... in che fase era il preparatorio? No, si stava cercando la zona dove colpire meglio, noi avevamo tutto a Catania. Ma come si doveva fare questo attentato? Con un'autobomba. È stato che si doveva fare, se no? Nella zona di Bergamo. Perché nella zona di Bergamo? Poi si è arrivata l'informazione, forse era più scoperta come controllo. Comunque, che lei sa, non, lei non fece nessun sopralluogo? No, no. Ed è stato lei arrestato, ha detto, nel marzo? Marzo 93. 93. Ma possiamo... Ad altro argomento, senta, cioè altro argomento, è collaterale, quanto ha detto prima. Senta, lei ha detto che in questa riunione del 92 si era, da parte di Rina, si era fatto riferimento a questo nuovo soggetto politico, eccetera. I catanesi aderirono a questa cosa di Rina o no? Il progetto di fare gli attentati? Il progetto di fare gli attentati, questo interesse per un nuovo soggetto politico? Sì, certo che. Ma in passato la Cosa Nostra Catanese aveva avuto rapporti con esponenti del mondo politico, avevano appoggiato elettoralmente questo o quel partito, questo o quell'uomo sì, politico? C'è stato un periodo che abbiamo appoggiato il socialismo, già vecchi contatti ce l'aveva la famiglia di Catania, l'ho detto loro il presidente, con De Micheles, già l'87 era, 86-87, poi si è proseguito sempre con il socialismo, poi c'è stato il tradimento... diciamo dei socialisti, non faccio il nome perché lo sanno tutti. Aveva promesso cose. No, se vuole può fare i nomi. No, c'era Martelli che aveva promesso, diciamo, togliere queste carceri dure, queste pianole, queste cose, invece è successo che non ha fatto proprio niente. Si è preso soltanto tutti i voti dalla Sicilia e non ha aderito. Ma questo in che periodo fa riferimento lei? Ma eravamo il 90, mi sembra 89. E quindi erano venuti meno, cioè la famiglia catanese appoggiava o non appoggiava più i socialisti nel 90-92? Non è che non si appoggiava più i socialisti, doveva nascere questo partito nuovo che c'era parte di socialismo. Uomini, quindi, vecchi uomini diciamo del socialismo, insomma come stavano riciclando a me, si stavano riciclando loro, cambiavano partito. Ma questo... nasce da cosa? Questa considerazione che lei ha fatto è una considerazione sua o sono cose apprese da altri? No, quando si sta nascendo sto partito, il D'Agata parlava di questi personaggi nuovi, personaggi inseriti già. Quindi è sempre D'Agata la sua fonte? Su però è il consigliere della famiglia, non è una fonte... No,
Bau bau, amici, amici. Va bene, senta, altro argomento. Pulvirente Giuseppe, che cariche ha avuto all'interno della Cosa Nostra Catanese? Responsabile del suo gruppo, capo e consigliere della famiglia, mi sembra nell'88 è stato fatto. E il Pulvirente si occupava di che cosa? Aveva, cioè, c'erano le cose in cui si occupava in modo particolare, le altre in cui non si occupava, aveva un ruolo di spicco all'interno della famiglia? Diciamo che se dovevi soffrire della carica che io era di spicco, però no. Sì, a me interessava appunto sapere di fatto se aveva questo ruolo di spicco o meno, non la carica, l'ha già riferito. Era consigliere della famiglia, però io non lo so se sa queste cose. Li dovrebbe sapere di regola, perché era consigliere, non perché era il capo del suo clan, diciamo, Malpassoli. Ma si occupava degli affari economici della famiglia, dei rapporti politici della famiglia? Sì, sì, si occupava. Per la regione, sì. Lei è stato quindi arrestato nel 93 fino a quando? Marzo 93 è stato detenuto fino a quando? Marzo 94. Marzo 94? Poi mi hanno portato perché ha iniziato a collaborare. Mi hanno portato in una struttura, sì. Quindi lei ha perso i contatti dal marzo 94 con la famiglia Catania? Sì, le mie ultime cartoline mi sono arrivate in marzo 94. Quindi lei ha mai saputo comunque se nel 94 il dottore Dell'Utri venne a Catania, ebbe incontri a Catania con qualcuno? No, questo non lo so. Non lo sa. Non lo sa o lo esclude? No, non lo so. Non lo sa. Senta, quindi lei nel 94 è uscito dal carcere? Marzo 94. No, non sono uscito dal carcere. Ah, quindi marzo 94 era sempre detenuto? Sì. È rimasto detenuto fino a quando? Fino a novembre 94. E poi è uscito dal carcere. In atto lei è detenuto o è libero? Non lo sono detenuto. Detenuto. È detenuto come definitivo come, o in esecuzione dei provvedimenti cautelari? C'ho un definitivo per l'omicidio Fava, che sto scontando. E la pena quant'è? 6 anni e 3 mesi. L'omicidio fa. Omicidio fa. E poi? È un giudicabile per rapina che ho preso in primo grado 5 anni. E sono questi in esecuzione, cioè sta scontando queste. Ora sto scontando il definitivo, sì. Ma c'è anche provvedimenti cautelari o no? No, no, non c'è nessuno. Senta, lei è sotto programma di protezione o no? No. Lo è stato in precedenza? Sì. E perché è stato tolto? Perché ho commesso delle rapine a Roma e mi hanno revocato il programma. Quando queste rapine ho commesso? Una maggio 96 e l'altra maggio 97. Maggio, marzo, non mi ricordo. Ecco. Nel periodo in cui lei stava collaborando alla giustizia? Sì, sì. E perché lei ha commesso queste rapine? Ma diciamo che in partenza di quello che pensavo io della collaborazione no, non va niente per come pensavo io. Pensavo che risolvevo tutti i miei problemi, cioè io avevo combattuto sempre lo Stato nel mio piccolo, però cioè, non mi ha dimostrato tante efficienze effettivamente, perché io avevo il problema della macchina targata Catania e giravo con la macchina targata Catania, non mi cambiava niente, inutile che parlavano, servizio centrale, NAP, non succede mai niente. Per avere i documenti definitivi è passato un anno e mezzo, i documenti provvisori di copertura. E ho avuto un sacco di delusioni io non lo so se è lo Stato, il servizio centrale, cioè a me non mi ha curato come credo che meritavo. Quindi lei ha commesso queste rapine per quale motivo? Perché aveva bisogno di soldi? No, perché anche se mi arrestavano avevo deciso di non collaborare più, perché non mi interessava più, perché ho visto che avevo sbagliato. Anzi, mi stavo facendo più convinto che. Sì, e ora perché è tornato a collaborare? No, non ho mai ritrattato. Sì, ma lei intendeva non collaborare più? No, perché vedevo che stava andando tutto a sfumare, anche se mi restano non mi interessa. Ora le chiedo, poi perché hai ripreso a collaborare quindi? Perché ho preso un impegno con mia moglie e i miei figli, e devo ritornare a casa e ritornerò a casa.
Per il momento non ho altre domande.